Ecco tre errori da videomaker da non fare assolutamente. E che io ho fatto? Oh, se ho fatto. Errore numero 1, dare troppa importanza all'attrezzatura. Questo è un errore che ho commesso praticamente sempre quando ho iniziato. Pensavo di non poter fare un determinato video, pensavo di non poter fare un determinato contenuto perché non avevo, secondo la mia visione delle cose, i giusti strumenti a mia disposizione. Beh, non è vero. L'unica cosa che vi serve per fare contenuti sono le vostre idee. Non vi serve una telecamera 4K, non vi serve una telecamera 5K, non vi serve una Arri, non vi serve una Red, non vi serve una Blackmagic. Vi basta anche semplicemente magari il cellulare, non importa. Non date troppa importanza all'attrezzatura, o meglio, non fate che sia l'attrezzatura a decidere che cosa volete fare, che cosa dovete fare. Lasciate che siano le vostre idee a dirvi che cosa fare. Lasciatevi contaminare dalle vostre idee, lasciatevi coinvolgere dalle vostre idee. Sono quelle la cosa più importante. Per fare contenuti servono le idee. L'attrezzatura è vero che è importante, può esserlo in determinati casi, però è anche vero che non deve essere un limite tra voi e il vostro risultato, quello che volete raggiungere. Potete anche cominciare a ragionare diversamente, potete immaginare che magari un limite di una fotocamera potete sfruttarlo a vostro vantaggio, potete magari farlo diventare una caratteristica unica in modo tale che renda più originale il vostro racconto, il vostro contenuto, la vostra fotografia, qualunque cosa essa sia. Quindi sfruttate magari quelle che pensate essere le limitazioni di un'attrezzatura per raggiungere magari un risultato più originale, ma non lasciate che l'attrezzatura, la vostra idea sull'attrezzatura, determini il vostro percorso. Vedrete che col tempo, anche sbagliando, anche facendo le cose che poi alla fine magari non risulteranno esattamente come le avevate pensate all'inizio, ma non importa, l'errore più grosso che potete fare nella vostra vita è quello di non commettere errori. Sbagliate, chi se ne frega, chi se ne frega, verranno comunque dei lavori. Andando avanti, vi renderete conto che in realtà quello che pensavate all'inizio non vale più. Non è vero che se non avete una determinata telecamera non potete fare quella cosa lì. La potete fare ugualmente, magari dovete rivedere un attimino l'idea generale, magari potete aggiungere qualche elemento creativo in più, ma potrete sicuramente andare avanti e fare delle robe che saranno alla fine sicuramente fighe perché le avete fatte voi, perché piaceranno a voi e vi daranno modo di proseguire nel percorso. Non date troppa importanza all'attrezzatura. Errore numero 2, che in realtà è quasi la diretta conseguenza, o meglio, il viceversa dell'errore numero 2. Qui invece sottovalutiamo un aspetto, cioè sottovalutare l'importanza dell'audio, del suono. Questa è una cosa che io praticamente ho fatto sempre quando ho iniziato a creare contenuti online. Perché non mi curavo minimamente della qualità dell'audio che stavo registrando. E badate bene, quando parlo di qualità audio non intendo semplicemente la qualità della vostra voce, ma intendo il suono a 360 gradi che uscirà dal video che state creando. Perché non c'è soltanto la voce, spesso fare un sound design può dare alla vostra produzione, al vostro contenuto un quid in più, una marcia in più, perché inserire degli effetti sonori, inserire qualcosa che allo spettatore dia la sensazione di essere all'interno, renderà la vostra creazione molto più immersiva. Quindi non sottovalutate assolutamente l'audio. Tra le altre cose, potete anche registrare magari con l'audio, con il microfono che cattura direttamente la videocamera. È una cosa sconsigliata, ma ad esempio un errore che io ho fatto tantissimo in passato era quello di non lavorare quest'audio, di non applicare neanche nessun filtro per ridurre il riverbero della voce o cose del genere. Così com'era lo prendevo e lo lasciavo. E questa cosa è sbagliata perché in realtà potete anche avere delle immagini qualitativamente perfette, degli effetti, un video che alla fine è pazzesco, ma se l'audio non sarà altrettanto di qualità, la visione non risulterà così piacevole. È una cosa che avete sentito dire sicuramente mille volte in giro, il video non è nient'altro che una sequenza di immagini accompagnate da un suono. Ecco, quel suono ha esattamente il 50% di importanza nella vostra composizione finale, nel vostro contenuto finale, non sottovalutatelo.
Terzo ed ultimo errore che si fa praticamente sempre quando si è agli inizi, soprattutto quando si è agli inizi, non mostrare il proprio video a nessuno prima di pubblicarlo. È chiaro che questa cosa avviene magari principalmente perché si è timidi, perché non si ha il coraggio, perché chiaramente facendo vedere il video agli altri si sarà soggetti a delle critiche, a dei commenti, spesso magari che non vogliamo sentire, che possono essere anche spiacevoli, ma non importa, non dovete necessariamente mettere il vostro video in pubblica piazza, potete anche semplicemente farlo vedere a vostra madre, a vostra sorella, a vostra zia, a vostro padre, a vostro nipote, a chiunque volete voi. E se, certo, sicuramente è meglio magari farlo vedere a qualcuno che può essere del mestiere, ma lì le critiche dovete prepararvi, possono essere sicuramente più forti, meno digeribili, però fate vedere questo video, non siate gli unici spettatori, perché in questo modo potete sempre avere feedback da parte degli altri, potete avere nuove idee, nuovi stimoli, le idee, i commenti, le critiche, che spesso anche quelle più severe degli altri non sono un limite, sono un'opportunità di crescita, sono un'opportunità di andare avanti nel percorso. Potete lasciarvi tranquillamente contaminare, che non significa copiare qualcuno, non significa dire sì, se qualcuno mi dà un consiglio, dice secondo me questa cosa dovresti farla in questo modo, non necessariamente voi dovete farla come dice lui, ma prendete spunto, vedrete che alla lunga, ricevendo tutte queste informazioni, questi input dal mondo esterno, non farete altro che arricchire il vostro linguaggio visivo, il vostro linguaggio del contenuto che state portando online, che volete condividere, che volete realizzare. Quindi lasciatevi contaminare, lasciatevi consigliare. E poi c'è una cosa che di norma funziona assolutamente sempre: quando voi state facendo un video, spesso ci passate delle ore al montaggio sopra quel video, anche alla color. Questo vi mette in uno stato di non riuscire più a comprendere, a vedere gli errori, perché siete talmente dentro con la testa in quel discorso, in quel montaggio che state facendo, che non riuscite più a vedere se ci sono anche dei difetti macroscopici che qualcuno da esterno dice aspetta, ma sta cosa mi stona un pochettino, ah vero, già non ci avevo pensato. Fate vedere il vostro contenuto a qualcuno e poi vedrete che sicuramente nel tempo ne gioverete voi stessi di questa cosa. Bene ragazzi, questi erano tre errori da principiante, lo ammetto, ma da non fare assolutamente. Io li ho fatti in passato, spero che la mia esperienza possa essere d'aiuto a voi. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato. Se è la prima volta che vedete questa faccia, qua sotto trovate il pulsantino per iscrivervi al canale, attivate la campanellina perché arriveranno un macello di video, quindi non ve li perdete. Seguitemi e stalkeratemi su tutti i social, sul mio Instagram, ho anche una pagina Facebook, vi lascio tutti i rimandi qui nelle grafiche sotto in descrizione e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!